Rieccoci qui nella nostra rubrica del venerdì sui personaggi di scacchi. Il nostro protagonista ormai è un grande maestro svedese chiamato Ulf Andersson, classe 1951, coetaneo di Anatoly Karpov, che riuscì a battere a sorpresa nel torneo a Milano del 1975, interrompendo la sua striscia vincente. Quindi un brutto colpo, una vera e propria brutta sorpresa per il neo campione del mondo. Oggi invece vediamo Ulf Andersson, maestro assoluto della difesa, contro un grande genio dell'attacco. Beh, chi può essere definito un genio dell'attacco se non lui, il mago di Riga? Riuscirà il nostro eroe svedese a resistere agli incantesimi del terribile Mikael Tal? Iscrizione raccomandata come al solito, condivisione del video con amici e conoscenti che amano gli scacchi, attivate la campanella perché il sabato è il giorno che io dedico alle premiere in cui porto alcune delle mie partite e poi è disponibile per eventuali approfondimenti e ringrazio chi ha scelto di farlo, abbonamento al canale con 3 video minimo al mese, aperture, medio gioco, finale e video su richiesta per chi vuole approfondire qualche argomento o alcune specialità. Questo è tutto e adesso, caro Ulf, tocca a te. Partita del 1983, soliti spareggi preliminari per il torneo dei candidati. Il torneo ricordo che lo vinse Kasparov in una finale spettacolare contro ormai un anziano Smyslov. Poi ci fu anche Korchnoi, il match che venne spostato a Pasadena, fu veramente travagliato. Kasparov fu il protagonista, ma ormai oggi no, ma quando voi vedrete questo video è venerdì, quindi il nostro vero protagonista si chiama Ulf. E adesso tocca a te, caro Ulf. Cavallo F3, apertura reti, la sua preferita, la specialità di casa Anderson D5, vi giocate da Mikael Tal, c'è un approccio più centrale rispetto alla simmetrica cavallo F6 D4, cavallo F6 C4, ancora una volta in quella che è l'apertura preferita di Ulf Andersson, poi si rientra in continue trasposizioni. In effetti, molte delle sue partite sono più aperture inglesi, oppure gambetto di donna, come in questo caso. Tal prosegue con il 6, gambetto di donna rifiutato. Poi c'è una partita molto interessante in cui riuscì a sbarazzarsi nuovamente di Karpov con il gambetto di donna accettato, e ve la porterò magari se piacerà. Ho visto che Anderson sta piacendo molto meno rispetto agli altri. Beh, per lo stile posso capirvi. E poi non è facile venire dopo Korchnoi nella rubrica del venerdì. Ad ogni modo, andiamo avanti. Alfiere G5, qui completa lo sviluppo dei pezzi, normale amministrazione, alfiere N7, cavallo in C3 e qui dopo H6, Tal vuole subito stanare l'alfiere, arriva all'interrogatorio, come lo chiamava Ninzovic, e solitamente alfiere H4 è la mossa più giocata, andando quindi a mantenere sempre il controllo della diagonale. Invece Anderson, amante delle semplificazioni, si ritrova di fronte a un genio delle complicazioni, quindi parliamo proprio della lotta tra due opposti, quindi meglio cambiare subito i pezzi. E nel finale, mi dispiace caro mago di riga, sai che io ti apprezzo per il tuo stile di gioco, ma nel finale il tuo avversario è superiore. Alfiere per, tra l'altro aveva anche un più 15 in punteggio, 2635 contro i 2620 di Tal, strano a dirsi, ma è così. Anderson non è mai stato un eterno secondo, è rimasto sempre un po' più in fondo, però è sempre un avversario ostico da affrontare. Un po' come Petrosian, lo dissero anche, mi pare, Paul Keres, no, anzi Paul Gajewski disse che è più facile vincere in campionato sovietico che battere Petrosian in una partita. Beh, lo stesso forse possiamo dire con le dovute proporzioni per Ulf. E3, andando subito a difendere il pedone in C4, posizioni proprio tipiche. Qui chi gioca da tempo il gambetto di donna si ritrova, non ha nessuna novità, quindi si trova in territori già ultra conosciuti. Arrocco corto, torre in C1, completare lo sviluppo, poi seguirà dopo C6, con cui Tal modifica adesso la struttura pedonale, quindi assume subito l'aspetto di una difesa semislava con il tipico triangolo, anche se l'alfiere ormai si trova in F6, quindi non può incastonarsi in D6 come viene di consueto. Alfiere in D3 e qui non subito D per C4, che è la mossa in effetti
da un certo punto di vista più precisa, perché approfitta dell'alfiere che ha già utilizzato un tempo, ne ha speso un tempo per collocarsi in D3 e quindi verrebbe attirato poi in C4 col campo di pedoni al momento opportuno. Non cambia molto, cavallo in D7, arco corto, preso in C4, attira l'alfiere e adesso spinta in E5. Anche qui posizione tipica da gambetto di donna rifiutato. Anderson sceglie di riporre l'alfiere in B3 in modo da essere immune anche da eventuali attacchi, pensiamo alle spinte come B5, quelle tematiche molto frequenti in tutto il gambetto di donna. Certo, quando viene accettato il nero si scatena come una belva con i pedoni, con un'avanzata pedonale a tutta birra per scacciare l'alfiere e creare dei fastidi. Quindi alfiere in B3 in modo che possa accomodarsi qui per governare la lunga diagonale, presa in D4. Qui giocare contro Tal veramente era come camminare sui carboni ardenti. Presa in D4 e anche qui una modifica permanente della struttura pedonale. Ed ecco che ci ritroviamo con il nostro passero solitario, il pedone di donna, in questo caso isolato. Anderson ha vinto diverse partite sfruttando questa tematica. Se parliamo proprio della capacità analitica della posizione, difficile trovare avversari superiori a Ulf. Torre in E8, qui donna in D2, trovando adesso massima attività per i propri pezzi, le torri adesso possono, sono in comunicazione, quindi si può già stabilire una bella battaglia strategica per il controllo della colonna E. Tal sceglie, come la sua filosofia sempre vivace alla ricerca dell'iniziativa, un gioco più aggressivo per quanto riguarda i pezzi, quindi cavallo in B6 che va a scoprire la diagonale per alfiere campochiaro. Anderson qui è stato molto preparato anche dal punto di vista della profilassi, un suo punto di forza, perché su alfiere in G4 lui si minacciava di inchiodare il cavallo sulla donna. Lui ha previsto tutto con donna in D2, adesso gioca torre in E1. Quelle sono le mosse, secondo me, sono le vere partite in cui si impara, oltre che dalle combinazioni, in cui tutti possiamo comunque cimentarci con gli esercizi di tattica. Per quanto riguarda la strategia, a parte forse Mark Dvoreschi, è difficile trovare delle fonti di studio proprio anche per la pratica. Ecco, le partite di Anderson sono un ottimo spunto. Qui lui adesso propone quindi una bella lotta per il controllo della colonna E, difficile contrastarla per il nero, visto che lui qui ha deciso di controllarla con ben due pezzi pesanti. Infatti, cambio, non ci sono alternative più rose per Tal. Torre per E1, la colonna E a partire dal bianco, che dovrà decidere come sfruttare il vantaggio. E infatti anche qui una mossa che sembra fastidiosa come alfiere in G4, viene, il problema viene risolto, anzi il problema non si presenta direttamente e Anderson prosegue con cavallo in E5, andando adesso anche a creare qualche piccola combinazione, attaccando il punto F7, pedone che risulta inchiodato e costringendo Tal, questo va proprio una partita modello, per anche vedere come comportarsi con giocatori molto aggressivi, quindi che basano tutto il loro gioco sulle combinazioni, sul dinamismo tra i pezzi. Qui Anderson costringe l'avversario a cambiare qualcosa. Il pedone attaccato per ben due volte, non ci sono vie di scampo. Magari qualcuno pensa a cavallo in D5, ma semplicemente cavallo per, c'è alfiere in presa. Ecco perché di fronte a una doppia minaccia di questo tipo, alfiere per E5 è l'unica soluzione e Anderson pian piano sorride sempre di più, visto che a ogni cambio di pezzi le sue probabilità di vittoria aumentano costantemente. Torre in quinta, manovra dell'ascensore con la torre che sale al quinto piano, cavallo in D7 per attaccarla, torre che scende in terza, forse ha sbagliato con l'ascensore, il cavallo ha deciso di stanarla, cavallo F6, H3, l'alfiere qui da solo non può fare niente, Anderson preferisce ormai, per quello che lui riusciva, e noi possiamo soltanto immaginare, parlando delle partite dei grandi maestri, ma soprattutto dal punto di vista della strategia, quindi quella che è la pianificazione dietro una mente geniale come quella di Anderson. H3 scaccia subito l'alfiere che torna in D7, cavallo in E4, ancora vuole cambiare tutti i pezzi, però Tal dovrà essere costretto. E qui e attenzione anche al tema dell'attacco contro l'arrocco, poteva essere magari paradossale, Tal poteva rifiutare il cambio ritirando il cavallo passivamente, ma quei pezzi acquisivano sempre una maggiore forza. Infatti, come ho detto, paradossalmente, con mosse
troppo passive da parte di Tal, poteva essere Anderson a prendere in pugno l'iniziativa e quindi cercare anche degli schemi di matto, sacrifici vari. Insomma, sarebbe stato un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi un Anderson che tra l'altro nel gioco per corrispondenza era completamente diverso, quindi spregiudicato, Dottor Wolf e Mr. Anderson, non c'è altro da dire. Cavallo per E4 e qui il sorriso a 32 denti di Wolf che già ammira le possibilità di entrare in un finale dove si divertirà. Donna in F8, donna F4, ancora migliorare bene tutti i pezzi. Qui la donna potrà aggiungere per esempio in G7, andando a creare dei fastidi. Attenzione che per creare una batteria qui ci vuole veramente poco. Quindi donna in C7, va a attaccare l'alfiere che si deve spostare e poi con torre in settima, batteria di pezzi pesanti, qui l'alfiere che potrebbe puntare contro F7. E Tal non siamo nei suoi territori. Nessuna bacchetta magica in questo momento sembra funzionare per il mago di riga. Quindi lui ci prova con torre in E8, ma l'incuore viene costretto a cambiare ancora i pezzi. Torre per, donna per E8, reina K2. Adesso dobbiamo gustarci questo finale, che è uno dei migliori in assoluto della carriera del grande maestro svedese. Tal, valutando la posizione. Certo, abbiamo il tema del pedone di donna isolato, qui parliamo proprio di strutture, quindi vanno studiate, se non sto a specificare, a fare lunghi monologhi. Tal valuta la posizione, individua subito una maggioranza di pedoni, poi basta avere una vista che funzioni, una maggioranza di 3 contro 2 pedoni sulla di donna, pertanto cerca di valorizzarla a 5. Qui si espone a donna in C7, che era l'unico inconveniente, l'unica mossa in cui Anderson riesce a schiacciare sull'acceleratore. Da questo momento non sbaglierà più un colpo e Tal si ritroverà totalmente travolto. Il mago di riga allora sceglie qui di affidarsi sempre al suo principale punto di forza, quindi saper valorizzare bene i pezzi, trovare sempre delle collocazioni offensive, e allora centralizza la donna in E4. Questa è una mossa molto forte di Tal, perché procede con un sacrificio, lasciando in presa l'alfiere. Peccato che ormai che le cose siano messe molto male, lui aspirava a ottenere una patta, puntando quindi a un perpetuo. Ebbene sì, perché su donna per D7 Tal ha calcolato, attraverso un sacrificio di pezzo leggero, che in questa posizione al 100% la partita era patta, salvo poi errori suicidi che certo non avrebbe commesso. Bastava un donna F4. E adesso, per non perdere il pedone, il re dovrebbe andare in C1, scacco, reina H2, donna F4, perpetuo. Se invece si gioca G3 per cambiare qualcosa, il risultato non cambierà affatto. Donna per F2, e qui ci sono diverse applicazioni in cui ci possiamo allenare con il tema del perpetuo come una risorsa e un'ultima spiaggia da utilizzare quando ci ritroviamo alle strette. E come vedete, anche nelle partite tra i campioni, emerge. Donna per F2, il re viene imprigionato nella seconda, nella prima traversa, perpetuo, e bisogna per forza stringersi la mano. Ecco perché qui Ulf Andersson riesce a trovare la mossa in assoluto più forte, approfittando e anche ricordandosi della forza dei pedoni nel finale, e gioca alfiere per F7 con scacco. Qual è l'obiettivo? Riguadagnare subito l'alfiere, ma guadagnando un pedone, ottenere subito un pedone, in modo da, è vero, deve fare i conti con il pedone di donna isolato, ma ha valutato tutto nella posizione. E in effetti ora è lui che dispone di una maggioranza di 3 pedoni contro 2 sull'ala di re, per cui la posizione ormai deve essere valutata favorevole al bianco. Quindi tutto grazie alla forza dei pedoni, e come diceva Philidor, sono l'anima degli scacchi. Forse ha avuto qualche visione di Philidor, un po' come Fantozzi che vide San Pietro sulla traversa, magari Anderson ha visto Philidor. Gli ha detto: i pedoni sono l'anima degli scacchi. Lui ha detto: sì signore. Alfiere per F7, Tal accetta, donna per D7 con scacco, la perfezione, perché difende anche qui il pedone, il passero solitario. Re in G8, re in G3, importantissima, perché qui il problema del perpetuo non era affatto, non era risolto. Qui con altre mosse, magari donna per B7, adesso lo sistemo io. No, punto a capo, donna F4, e non è cambiato assolutamente niente. Re in G8, re in G3. Tecnica cristallina perfetta da parte di Anderson. Donna in D3 con scacco, qui ci prova, ma sarà molto molto difficile per Tal, e la posizione per il nero andrà sempre peggiorando
mossa dopo mossa. Dona in D2, attacca i pedoni, qui B3, un'altra perla, non si può infatti prendere in A2 a causa di donna per B7, guadagna un altro pedone, difende il proprio, e poi il vero vantaggio qui per Anderson è la maggioranza di pedoni sulla D-re, mentre Tal dovrà cercare, e sarà un'impresa veramente disperata, di valorizzare quella a ovest. Infatti lui spinge subito in B5, rifiutando ogni cattura e ogni pedone non avvelenato, ma di certo mosse meno precise. Scacco, reina K8, donna in E8 con scacco. Qui c'è poco da commentare, semplicemente si rispettano tutti quelli che sono i piani del finale di donna e naturalmente pedoni. Scacco, re H7, cercando poi di ottenere degli attacchi doppi, forchette, quindi per disfarsi dei pedoni avversari. Donna in E4 scacco, re in E8 scacco ancora. Anderson invece gioca per vincere e qui infatti prosegue con A4, mossa fortissima. Volendo, si poteva anche provare con donna per C6, questo me lo sono chiesto quando stamattina ho analizzato la partita, anche se c'era questo donna in G5, insomma, Tal che inizia a dare scacco come se non ci fosse un domani, non era proprio uno scenario piacevole per il grande maestro svedese. Pertanto va premiata questa spinta in A4, donna in C3, Tal che si ritrova disperato e adesso riprendiamo a dare scacco come un forsennato. Donna in E8, re H7, scacco, re nell'angolo, presa in B5, pedone che riprende, donna in E8, la posizione ormai è già vinta per il bianco, che riesce, grazie all'attività della propria regina, grazie alla spinta in A4, mossa forte che ha cambiato la partita e quindi aumenta il vantaggio nel finale, adesso è la fine. Re H7, donna per B5, soltanto un errore da parte del bianco qui può compromettere tutto. Donna per D4, arrivederci passero solitario, donna per A5, Tal ormai non può più vincere, e allora scacco, re in F2, donna in D4 ancora con scacco, re in D2, scacco ancora, la pacchia finisce con donna in D2, e qui Tal gioca una mossa che in realtà è quasi come una dichiarazione di resa, ovvero donna per B3, va a togliere di mezzo il pedone, quando Anderson ne approfitta per costringere l'avversario con questo scacco a cambiare le donne e a rientrare in un finale di pedoni assolutamente vinto. Quindi tutto grazie alla maggioranza di pedoni 3 a 2 sopra la D-re. Re in E4, qui l'esecuzione assolutamente meccanica. Re F6, spinta F4 per bloccare anche G5. Ricordiamo che qui l'unica piccola speranza per il giocatore che si deve difendere, in questo caso Tal, è giocare in maniera attiva. F4 impedisce anche D5, poteva essere problematica. Spinta in H5, F5 alla 51esima, Mikel Tal sceglie di abbandonare. Faccio un'ultima precisazione: voi se volete magari allenarvi, potete preparare questa posizione, anche se è stravinta per il bianco, e giocarla. Mi rivolgo a chi principiante appena imparato il finale di pedone, giocarla magari contro il motore, state attenti ai cambi di pedone, perché vi ricordo qui la maggioranza va sfruttata con i dovuti cambi finché si rientra poi in re pedone contro re o re due pedoni, ma qui risulta difficile. Attenzione al pedone di torre, altrimenti la partita è patta. Quindi, ma per Anderson era come per noi respirare, giocare i finali. Quindi, cosa dobbiamo dire? Anche Tal è stato massacrato dalla tecnica limpida, pulita del nostro Anderson. Cambiando tutti i pezzi, non si è fatto intrappolare dagli incantesimi di un mago. Ebbene sì, lo dico sempre quando Tal perde, ci sono cose impossibili anche per un mago. Quindi complimenti ancora al nostro eroe Ulf Anderson che è riuscito nella sua impresa. Poi porterò ancora qualche altra partita, riproporrò un match contro Karpov e magari qualche altro finale da gustarci. Questo è tutto, iscrizione come raccomandata, ricordatevi di attivare la campanella per le premiere del sabato. Un caro saluto, alla prossima!